Ragazzi, oggi sono qui per portarvi un video che avrei voluto evitare di fare, perché sono qui l'ultimo giorno, ragazzi, a Lucca, è domenica, e questo è l'unico momento che ho libero per registrare, e sto giocando con, tipo, la connessione peggiore dell'ultimo decennio, perché praticamente, essendo con il 4G, sta diluviando qua a Lucca, quindi ciò che ho è una connessione con tre tacche, che si alternano con due tacche, però quello è irrilevante, ma i colpi, ragazzi, c'è. Dire che non entrano sarebbe veramente riduttivo. Oltretutto un'ora per entrare nel menu. Insomma, veramente una connessione marcissima. Secondo me più che altro non è che è bassa la quantità di dati che arrivano. Il problema è proprio che è instabile, secondo me. Cioè, c'è un sali e scendi di dati. Quindi alcune volte i colpi entrano, alcune volte non entrano. Insomma, una merda. Quindi faremo sto CT, raga. Obiettivo vincere con la connessione del Congo. Diciamo che oggi arriverà anche un altro video. Però questo è più un video del giorno, appunto, anche perché, ripeto, sono ancora a Lucca, quindi non riesco a registrare altro perché purtroppo ho poco tempo e non ho nemmeno i mezzi per farlo, per fare altro. Quindi dovrete accontentarvi di questo video come primo video del giorno. Allora, faccio subito un nemico. Uno dietro di me, che cazzo mi sta. Cosa stava facendo qui? Comunque i colpi qua entrano. Se così sembro un bugiardo, capite? Cioè, per un'ora e mezza che gioco, ragazzi, non entrava un colpo, ora. Lo dico nel video all'inizio ed entro i colpi. Comunque, c'è uno che sta camperando qua. Mamma mia, non entrano comunque, cioè. Mi ricredo subito. Quello gli ho sparato un caricatore perfettamente addosso, mi stavo uccidendo. Entrano un po' in ritardo, cioè. C'è un nemico qui, raga. E quello in un corner, in un cazzo di corner, guardalo. Guardalo ancora lì, cioè questo non capisce che non si gioca in questo modo qua, cioè. Non ci arriva a capirlo. Pensa che la gente cammini perché, boh, non lo so, si diverte a camminare. Sì, forse sì, anche quello, comunque. Questo dove cazzo? Easy peasy 4-4-7, 4-7-7-6, raga. 7-4, che partita di merda, veramente. E vabbè, si mettono tutti nei corner, comunque, è un vizio. Questo Mustafa Yesil, Mustafa Turk nella tag clan. Gunfight più duro della lobby. Comunque sto utilizzando l'MP40, raga, con sto mirino. Mi sto abituando ad usarla col mirino. È meglio, secondo me. Meglio. Se non fosse che tricky, trick shot, cioè sta fermo nei corner. Morì. Però ora sono già tre i nemici che ho visto stare nei corner, eh. Li sto contando, ragazzi. Sto vedendo proprio i nomi. Tre nemici diversi che stanno nei corner. Chi cazzo l'ho ucciso solo? Mamma mia, veicolo spia. Tiriamolo. Uno è là sotto. Uno sta venendo qui da me. Veicolo spia nemico. Ah, c'è un altro che sta killando a raffica, raga. Muore. Squadra mortaio. Qua c'è qualcuno. Sì, c'è sto. Guardalo, guardalo. Questo è Mustafa Yesil. Un altro che si mette nei corner. Ehi. Dovremmo prendere i paracadutisti se non moriamo ora. Mustafa prova a fermarci in tutti i modi, raga. Tutti i corner sono buoni per stare fermi. Sempre lui. Oh, paracadutisti, cosa? Abbiamo anche l'artiglieria. Cioè, in realtà non è l'artiglieria, è il bombardamento. Metti 3 punti. Uno lo mettiamo qua. Torniamo su. E ce l'abbiamo dietro, che. Bene. Ora, i paracadutisti, ragazzi, che sono fenomenali, vinceranno in un attimo, da soli. Perché fanno una marea di kill. Cioè, veramente tante. Guarda, guarda quante ne fanno. Sono troppo forti, raga. Vaffanculo. 26. Guardate, ragazzi, sono più forti quasi quasi dei cani di Bio2, cioè. Questo muore. Sono veramente fortissimi. Li hanno potenziati un sacco dalla beta. Nella beta erano proprio schifosi. Adesso sono spaziali, raga. Devi morire. Ok. Ultima. L'ultima kill, raga. Dobbiamo farla, però c'è un'ora che me la porto dietro. Mi stanno tirando un colpo tutti. Dai, vaffanculo, muori almeno tu. Oh. Raga, ce ne facciamo un'altra. Questa è durata 3 minuti praticamente. Ci becchiamo tra pochissimo, sempre nella stessa lobby. Ok, ragazzi, ho trovato un'altra lobby. Purtroppo quella di prima è crashata. Gustav Kandun la mappa. Io volevo giocare di nuovo con l'MP40. E lo farò, però. Diciamo che la mappa non è che sia proprio il massimo, per giocarci. Va bene, comunque. Cerchiamo di. Se questo lo pigliamo tra. Ma non capisco se non l'ho pigliato. Ok, no, niente, i colpi entrano. Per un attimo ho pensato cazzo di star laggando in maniera assurda. Ok, è un po' difficile giocare con quest'arma sta mappa. Mi sembra ovvia come roba, visto che è la mappa più grande del gioco. Però, forse se ci gestiamo sti spawn. Che alla fine sono tutti vicini tra loro. Possiamo riuscire a fare qualcosa. Vediamo un po'.
Raccolgo anche un'arma da terra ora. No, ho sbagliato. C'è un nemico che camperà là sopra, raga. Mi sto già triggerando. Vabbè, andiamo a pigliare, non c'è problema. Se gli piace camperare là sopra. Devo morire perché quello non muove il culo un attimo. No! Ok. Quello che mi sta sparando da qui è... Minchia, raga, quello è quello che mi ha ucciso prima da sopra, eh. Aspetta, tira la fumogena, cazzo. Devo andare a uccidere, il mio obiettivo. Mi sa che qua sopra sento i passi. Lo sapevo che era lui, ragazzi, guardate il nome. Quello che stava camperando sopra prima. Cioè, capito? Cioè, i pezzi di merda si riconoscono da chilometri, no? Cioè, non ci vuole molto. Siamo lui. C'è un altro qua in zona. Dobbiamo uccidere. C'è anche un tipo là sopra. Cioè, che sfiga. Ho per caso, per sbaglio, ho doppato l'arma quando usciva sto tipo. Quando è uscito sto tipo. Cioè, proprio. Se morivo era veramente assurdo. C'è un altro tipo, raga, qua. Stiamo attenti. Sì, è sopra, eccolo qua. Credo sia sopra, non sotto. Mamma mia. Vado a pigliare. La mina ha messo sotto la mina. No, vabbè. Mi sento. Cioè, è la prima mina che vedo su questo gioco, ragazzi. Messa da sto pezzo. Guardalo, guardalo. Mamma mia. Stanno già iniziando male su sto gioco, ragazzi. Ma proprio una mappa un po' casuale per TCT, cioè. Sei costretto a giocare in un modo proprio esageratamente safe. Cioè, devi stare proprio allo spawn. Perché se no ti possono uscire da ogni lato. Andiamo un po' qua. Poi alla fine ciò che faccio io è girare i due spawn che sono qui. Alla fine qualcuno lo becchi sempre, tipo. Cioè, spawna per forza qualcuno qui. Anche adesso, tipo, ora qua ci sarà qualcuno. Lui. E anche un altro, secondo me. Sì, e infatti ha tirato una granata ora, c'è uno qui dietro. O qui o comunque qua vicino. Non è lui, c'è un altro. Ve lo assicuro. C'è da capire però dove si è messo, perché... Vabbè, ti cazzi. Guavi, ok. Eccolo qua. Muori. Fanculo, va. Muori. Ho sentito i passi di questo, raga, non è che sono pazzo. Muori. C'è un altro nemico qua, sì. Minchia, oh! Mamma, ragazzi, peggior partita della storia, cioè. Andiamo un po' all'avventura. Facciamo avanti dietro negli spawn, raga, qualcuno salta fuori. Porco Giuda. Comunque veramente era beccato la peggior lobby nella peggior mappa della storia di TCT. Veramente, cioè, peggio non può esistere. Tra questo qua. Tra questo qua. Ma devi morire. Vaffanculo, va. Ragazzi, cioè, non muoiono, eh. Ma che cazzo fai? 5 kill. Uno dietro, l'ho visto, ovviamente. Insomma. Muore, un altro dietro. È qua. Ok, l'ultima. Cecchino. Oh. Ragazzi, minchia, una sudata clamorosa. Avrete visto mille tagli, quindi alla fine la partita sarà durata pochissimo. Spero comunque che avete apprezzato questo video. Stasera ne arriverà un altro di World War 2. E niente, ci becchiamo alla prossima. Bella.